persone che si impegnano in maniera genuina, mette tutto se stesso in questa attività. Sono anni che appunto lui si dedica nell'attività di consigliere, di opposizione, nei confronti, diciamo, di questa amministrazione di Cacciotti negli ultimi anni e prima ancora di Moffa, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Voi avete l'evidenza di questi risultati e a me sta solo focalizzare l'attenzione su alcuni dei tanti particolari che sicuramente per ognuno di noi voi potrebbe portare all'attenzione comune. Ad esempio, ricordiamo, diciamo, Emanuele e gli altri ovviamente consiglieri di opposizione, la lotta per chiedere a grande voce la diminuzione degli agenti inquinanti nella realtà locale. E ben sappiamo che per questa lotta anche proprio Emanuele ha avuto degli attacchi personali mirati negli anni, ha avuto tra l'altro anche delle denunce, cosa che insomma appunto anche per la sua attività non è cosa da poco, non è cosa scontata. Quindi, diciamo, lui ha portato avanti questa, con forza questa lotta, ha portato avanti anche la lotta contro quelle che erano state le assunzioni dirette per una farmacia comunale, diciamo una farmacia comunale per la quale le assunzioni non passano attraverso concorso. Stiamo scherzando, quello è un bene pubblico, è un bene di tutti. E la farmacia comunale, che poi sapete bene come è andata a finire, è stata svenduta per ripianare i debiti dell'amministrazione Cacciotti, di questa sciagurata amministrazione, di questa sciagurata amministrazione che tra l'altro ha portato sempre più al potere il cosiddetto polo della spazzatura, contro quello che è, anche questo visibile a voi tutti, una progressiva diminuzione dell'attività imprenditoriale altra, una diminuzione delle attività commerciali in loco. Io da pochi mesi non sto più a Colleferro, siamo in fase di trasferimento con la mia famiglia, e quando ogni volta e quando torno, proprio per rendere tra l'altro testimonianza, perché nella mia coscienza me lo impone, rimango ogni volta allibita nel vedere come progressivamente attività storiche stiano chiudendo. Cioè, stiamo scherzando, questo era un territorio che veramente è stato per anni un territorio vitale e ora mano a mano è andato avanti solo il polo della spazzatura, e persone come me, come la mia famiglia invece, di contro, si sono sentite dire a porte chiuse: attenzione, questa città, quest'area non fanno per te, e lo sentirete anche dalla mia voce. Io ormai ho avuto un regalo da Colleferro, una faringite cronica fortissima, mio marito un endocardite dopo l'altra ed altre difficoltà. Per carità, non voglio dire che, e non è un invito ad andarsene tutti, io sicuramente e mio marito abbiamo delle situazioni soggettive a livello anche di salute molto particolari. Io sicuramente sono celiaca, le difese immunitarie basse, insomma, e via via. Ma come ho sempre detto anche ai genitori dei compagnetti di mio figlio, attenzione, noi vi serviamo da campanello d'allarme. Perché se io mi sento dire a porte chiuse, quest'area non fa per te, e i due genitori con un bambino di 9 anni ci troviamo a guardarci in faccia e a dirci: io non mi reggo in piedi e tu non ti reggi in piedi, che facciamo? Con un bambino che veramente qualsiasi genitore che abbia un senso di responsabilità vuole almeno, voglio dire, accompagnare alla maggiore età, almeno questo. E non è scontato, perché mio marito è passato da mesi con queste endocardite di lotta fra la vita e la morte, e io ero sempre malata, avevo sempre problemi di salute, quindi nulla è scontato. Ma questo, ripeto, sicuramente alla base noi avevamo una nostra fragilità. Ma attenzione, perché, vi ripeto, possiamo fare da campanello d'allarme. E per me è una gioia sentire che adesso Colleferro abbia deciso in qualche modo di fare marcia indietro, perché questo significa anche la presenza di tutti voi qui. Perché in altri tempi sono state fatte altre riunioni e vi assicuro c'era molta meno gente. E anche nelle passate amministrative, quando anch'io mi sono, diciamo, offerta per dare una voce su certi temi, perché già li avvertivo, e mi è stato detto: avvocato, anche lei che interesse c'ha? Allora vi dico che non dovete, badate ai fatti, badate veramente ai fatti, non soltanto. Io per esempio sono qui stasera e veramente ve lo dico apertamente, lo dico a chi me l'ha detto allora: che interesse c'ho? Io non sono più legata al territorio, ormai siamo in fase di trasferimento,
E se Dio vuole, questa settimana hanno annunciato a mio marito che passerà tempo indeterminato, la cosa diventerà definitiva, quindi io non ho nessun interesse legato in loco, se non quello promesso a me stessa di farvi testimonianza per l'affetto che ho nei confronti di tanti coleferini, che, per cui lascio qui comunque un pezzo del mio cuore. Detto questo, ripeto, vi servono per combattere questa battaglia però contro dei poteri forti, perché questi, le lobby della spazzatura sono, e si sa, sono poteri forti. Vi servono persone capaci di stare con la schiena dritta e di avere anche le competenze tecniche per potersi opporre a certe realtà. Ed è per questo che sono veramente contenta che Emanuele abbia deciso di prestare ancora una volta la sua disponibilità. Grazie Emanuele, ti passo.